Reddito di cittadinanza in favore di disoccupati, inoccupati o precari. La proposta messa in campo da SEL come progetto di legge regionale si basa su 7.200 euro annui per garantire i diritti fondamentali sanciti da Unione Europea e Costituzione Italiana. Lo Stato deve sostenerli attraverso una proposta di decenza sociale. Questa proposta esiste in tutti i Paesi europei, tranne che in Grecia. E in Italia. Quindi, noi come Sinistra Ecologia e Libertà, appena insediatici al Parlamento, come prima proposta di legge abbiamo presentato una appunto per il reddito minimo garantito ai giovani disoccupati. Naturalmente, anche nelle regioni. Vogliamo presentare proposte che vanno in questo senso proprio per dare l'idea che per noi questa è una vera e propria priorità. Un vero e proprio regolamento che prevede ogni variazione in caso di ottenimento di lavoro o modifiche al proprio reddito. Un passo fondamentale, spiega Sel, oggi più che mai, visto che in Italia si conta che l'8,2% della popolazione si trovi in uno stato di povertà assoluta. In Italia si calcola che 200 miliardi di euro sfuggono ogni anno alla imposizione fiscale e si calcola che il costo della corruzione è di 60 miliardi all'anno. In Italia il 45% dei giovani è disoccupato. Che cosa stiamo aspettando? Che, che si attivi una rivolta sociale?